dati ci dicono che sia nel numero delle domande di accertamento sanitario che, diciamo, la spesa complessiva, abbiamo registrato un leggero aumento, diciamo, negli ultimi anni. E per quanto riguarda gli assetti organizzativi e la necessità di una razionalizzazione, diciamo, anche degli aspetti organizzativi, questo è del tutto evidente, perché attualmente l'accertamento della invalidità civile è diviso tra, diciamo, vari soggetti, cioè le commissioni, diciamo, sanitarie delle ASL, anche se integrate con un medico dell'INPS, e poi, diciamo, una fase, come si, amministrativa di erogazione che viene gestita da noi. L'ideale sarebbe avere un unico, diciamo, gestore, un unico processo che venga seguito da un solo soggetto, questo per cercare di migliorare il servizio e ridurre i tempi sia dell'accertamento che della fase, diciamo, amministrativa. Riporterebbe dei risparmi, perché si eliminano delle duplicazioni e si avrebbe una riduzione, come dire, dei tempi dell'accertamento.